Per quanto riguarda il rapporto pubblico-privato, mi viene da dire che indubbiamente la prima cosa per avviare il rapporto pubblico-privato è che il pubblico creda in quello che fa. Cioè, pensare che la cultura possa autofinanziarsi più o meno totalmente è una pia illusione. E ve lo dimostro anche con qualche numero. Il nostro benchmark è la Francia, diciamo. Cipolletta ha citato un esempio di grande, estremamente virtuoso come l'Auditorium. Anche noi riusciamo a autofinanziarci negli ultimi 5 anni da un minimo del 51%, 52% a un massimo di oltre il 60% nell'anno della mostra di Caravaggio, addirittura quasi il 65% dell'anno, una cosa incredibile. Vi parlo della Francia. I francesi sono molto simpatici, ma ogni tanto fanno i furbi. Allora, quando loro danno le percentuali di autofinanziamento, spesso e volentieri, nel caso del Musée dei monumenti nazionali, del Bobù e del Musée de Brandy, danno questi dati comprendendo il personale. Bene, il personale glielo paga lo Stato con finanziamento centrale. Se lei opera correttamente su quei dati, scopre che il Bobù e Santo Pompidou si autofinanzia per il 22%. Branly per il 25%, forse per il 35%. Il Louvre, che invece ha il personale nel suo proprio bilancio, raggiunge comunque il 35%. Quindi, tanto per non fustigarci troppo, credo che qui, a Roma in particolare, ci siano degli esempi che possano essere considerati un po' interessanti. Tuttavia, se il pubblico non è il primo a finanziare adeguatamente le strutture, il privato non può credere poi, ovviamente, nell'investire gli stesso quei fondi che il pubblico è il primo a non voler investire. Per fortuna su Roma questo non è accaduto. Io devo dare atto all'assessore, non perché sta qui, perché poi magari parliamo anche del futuro, ma questa è vero quello che dice l'assessore, e ovviamente è vero per definizione quello che dice l'assessore, ma è assolutamente vero che ha difeso con i denti bilancio del 2013, ed è assolutamente vero che noi abbiamo avuto lo stesso importo in termini di contratto di servizio che abbiamo avuto nel 2012, che non era affatto scontato, anzi era molto difficile. L'azienda però ha fatto il proprio, perché nel 2012 si è venuta a trovare abbastanza all'improvviso con il venir meno di una risorsa economica privata importante, perché si è rotto un accordo tra Fondazione Roma e il Comune di Roma che è costato 3 milioni di euro all'azienda. Quei 3 milioni ce li abbiamo messi noi con operazioni gestionali, ma il Comune di Roma ci ha sostenuto con gli 11 milioni e non era per niente facile. Certamente il rapporto pubblico-privato va riavviato in una chiarezza di rapporti che dipende soprattutto da una programmazione, da una certezza di programmazione. Quindi, mentre nel dare atto all'operazione di difesa che c'è stato sul bilancio 2013, bisogna dire una cosa: noi in tutti questi anni abbiamo lavorato, il nostro 40%, il nostro 48% dipende dal Comune di Roma. Dovremmo avere un contratto di servizio triennale, perché non importa, è più che avere 11, 12, 13, 14 o 10, è importante sapere prima quanti saranno quei soldi. Questo è decisivo, questo è importante. Questo chiediamo al pubblico, perché altrimenti si perde di credibilità. Fare le grandi mostre internazionali, come noi abbiamo tentato di fare in questi anni, non è un gioco di scassa 15 in cui sposti le caselle velocemente da uno all'altro. Sono impegni di credibilità che si prendono. E se io, come tutti questi anni, io in tutti questi anni, sa quando è che sono venuto a sapere quale sarebbe stato l'importo del contratto di servizio, non dell'anno successivo, ma dell'anno in corso, fra settembre e dicembre? Non si può andare avanti così, perché si perde di credibilità. Si perde di credibilità verso i cittadini, si perde di credibilità verso i media, si perde di credibilità verso gli interlocutori internazionali. Tutto qui. Vorrei dire un'ultima cosa. Nei cinque anni di chiusura del bilancio, quindi ci fermiamo al 2012, quello del 2013 non abbiamo ancora chiuso, Roma Capitale, il Comune di Roma, ci ha dato un importo complessivo di contratti di servizio di 59 milioni di euro in 5 anni, IVA inclusa. Noi abbiamo avuto 3 milioni e 600 mila visitatori, di cui circa un terzo, secondo indagini indipendenti, veniva presso i nostri spazi appositamente per vedere mostre da fuori Roma.
Vogliamo calcolare che ognuno di questi abbia speso 140-150 euro a testa mediamente? Le ricerche più o meno dicono questo. Quel 1.200.000 visitatori, moltiplicato per 150 o 140, fa 180 milioni di euro più o meno. Cioè tre volte l'investimento in cultura che il Comune di Roma ha dovuto sostenere. E mi fermo alla prima spesa di questo 1.200.000 visitatori. Perché poi da Keynes in poi sappiamo che c'è il meccanismo del moltiplicatore. In Italia il C minuscolo della formula di Keynes vale 0,80, che significa sviluppando quella formula 5 il moltiplicatore di Keynes. Grazie.